Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete potuto vedere da quel filmato che vi ho messo prima, che spero vi sia piaciuto perché a me è piaciuto veramente molto, siamo finalmente arrivati a Legion. E quindi siamo finalmente arrivati al 100. Ho già fatto, vi volevo portare, ma vi giuro che la smania era veramente troppa e non volevo fare un video solo esclusivamente in cui non parlavo. Quindi ho già fatto queste, le spade praticamente, l'artifatto, no? E le ho scelte da Frost, visto che la spec ho praticamente utilizzato fino adesso. E è stata carina la fase iniziale in cui ho dovuto magari... vabbè, non ve lo spoiler. Ah, che cazzo spoiler, parte una mia, lì ce ne sono uscito una vita, quindi me fra un cazzo. Quindi mi è piaciuta la parte in cui stai magari col Lich King, vedere praticamente il Lich King nuovo, no? Che non è Arthas stesso, è quell'altro tizio fiammeggiante, no? Vedere l'ambientazione di CC, vedere la base, come cazzo si chiama, lo Skyhold del DK, adesso non mi viene il termine. E è stato veramente figo, comunque ho anche potenziato appunto grazie a queste spade, sono diventato un belletto più forte, ho preso sto ring, poi mi hanno dato sto trinket. E vabbè, poi le scene di Warcraft e di filmati sono sempre spettacolari, ve ne ho messo giusto un po', giusto qualche sprazzo e via. Adesso sono arrivato su questa nave che praticamente devo seguire la storia del DK stesso, ma non capisco perché non mi funziona, perché sicuramente io l'avevo già fatto ieri ma non l'ho finito e mi ha ricominciato a metà e mo non so perché non mi funziona questa merdina. Bene, ovvieremo il problema non facendo un cazzo di niente. Ok, dopo 30 milioni di miliardi di anni di caricamento per Dalaran, finalmente siamo arrivati e andiamo a fare le quest nuove. Di conseguenza mi pare che la prima cosa che avevo scelto era Stormheim. E infatti ecco qua. Mi è stato consigliato da un ragazzo di mettere questo talento. E praticamente ho visto che, vabbè, funziona con il Runic Power. Infatti devo dire che è una spell abbastanza figa, che ho già visto anche in altri DK e faceva un botto di danni. Però devo imparare ancora a usarla bene perché mi trovo sempre a utilizzarla con un cazzo di Runic Power. Ma perché io vado a caso, capito? Non è che sto lì a guardare bene. Quindi devo un attimo vedere come funziona bene la rotation. Ma per adesso finché siamo al 100, sti cazzi. La robo per livellare probabilmente la terrò fino al 102, 103. Dopo inizio a toglierla perché mi sono rotto le palle di spendere soldi per questa roba. E penso che comunque si livelli relativamente veloce. Ho scelto Stormheim perché... ho iniziato sempre da qua, da Zuna, mi sono rotto il cazzo, sia il Demon Hunter sia il War ho iniziato da qua. Allora dico vaffanculo, inizio dall'altra parte così, per cambiare. Allora ho fatto un fail della madonna, semplicemente per il fatto che, visto che quella quest sarà praticamente buggata, l'ho abbandonata e adesso devo andare a Stormwind a prenderla. E quella quest a Stormwind era proprio di Stormheim, proprio, cioè per iniziare. E vi vorrei far notare dove cazzo c'ho ancora la Eston, cioè al Deepholm. Ah, ce l'ho lasciata perché qua c'erano i portali. Infatti, ecco, portato Stormwind, vedete? Sempre avanti, cazzo. E voilà, in un secondo siamo ritornati al nostro scoreggio volante qui. E vediamo che non si buggy, perché Cristo Dio. E allora, Capitano Gen. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Adesso ci entrate proprio Porco! Stamattina già faccio a parlare veramente. Nella quest, Gesù. Ah, adesso arrivano tutti i stronzetti volanti qua e dobbiamo cambiare cannoni a seconda della direzione degli stronzetti volanti. Ecco i stronzi! E questi sono i demoni della legione, credo, occhio. Ok, cambiamo subito postazione che qua vedo che ce n'è un botto di gente. Guardali come si ammucchiano tutti. Dobbiamo ammazzare altri 10. Vai con l'ultimo e via, GG. Stanno dicendo di seguire le frecce fondamentalmente, credo. Per non sapere né leggere né scrivere, noi andiamo verso le frecce. Visto che vanno tutti qua, andiamoci anche noi. Allora, dobbiamo ammazzare il capitano Banshee's Wesnasnak. Dobbiamo buttarci. Ah, ma stiamo facendo contro gli undead praticamente, sì. Sì, ma mi gonfiano questi, che cazzo è? Comunque io non ho ancora capito se la spell dell'artifatto è attivo o no, perché, cioè, a sto punto lo sto cliccando, non è attivo. Comunque a me mi gonfiano, Cristo Gesù, com'è possibile? Mi spaccano la faccia in questo modo? Forse non devo farli uno contro uno? Boh. Sì, è passiva, è questa, eccole, le vedo, queste spadine qui di fianco sono. Ok.
Però non ho ancora capito effettivamente cosa fanno, ma va bene. Tocca a te, brutta cogliona. Speriamo che non mi sciotti perché, guarda, non ci voglio crepare per niente, eh. Quindi fai la brava. Non mi aiuta nessuno? Non mi aiuta nessuno! Brutta stronza, muori. Cazzo, 28% di vita, c'ho. 24. Ah, mo' c'è crepo, sa. Non c'ho nemmeno un cazzo per reccare. Devo comprarmi assolutamente qualcosa per reccare. Niente, Cristo Dio! Ho dovuto crepare con un deficiente. Devo sfruttare assolutamente di più questi legionari, perché non è possibile che crepo con un deficiente solo io. Ok, adesso questo tizio me lo tiro qua sopra. Di conseguenza, tutti i miei soldatini mi danno una mano, giusto? Giusto, cari amici? Amici? Perfetto. E vaffanculo pure tu. Comunque sì, la tattica è che dovete utilizzare per forza i vostri alleatuzzi, perché sennò crepate sempre. Ok, adesso c'è quello stronzo là sotto. Il dubbio è, aspetto un attimo e riprendo la vita o no? No. Fai bravo. Vabbè, tanto qui siamo in 3 a sto punto, vaffanculo, gli spacchiamo tutto. Io utilizzerò solo il mio runic power per il death strike, così riesco a curarmi, perché sennò è impossibile. Dai che ce la fai a morire. Perfetto, perfetto. Adesso, cazzo, c'è un altro capitano Ano. Vieni in bocca, va. Date le tattiche, lo rallento un attimo. Lo sciotto un po' da lontano. Vai, vai. Sì, però ragazzi, dovete darmi una mano. Grazie mille. Dai, non te la prende con me, stronza. È andata. GG. Allora, dobbiamo farci strada un attimo tra tutti gli stronzi in circolazione qui. Non morirò mai! Pezzi di orca! Allora, andiamo un po' più avanti. Vediamo se ce la facciano a non aggrare quegli stronzi laggiù. Allora, 5 ce li abbiamo. Adesso ammazziamo questo qua. Uno, eccolo qui. E mo' mi sa che dobbiamo ammazzare pure quegli stronzi là, sicuramente, perché ci aggra. Forse no. Vai. Vabbè, l'abbiamo fatto. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Ah! Discreto. Vai, vai, inizia tu, caro. Vabbè, comunque è una cazzata fare sto boss, l'importante è che schivare tutto quello che fa, praticamente. Eccolo qui, il coglione. Ah, se lo sta a mangiare? Perfetto. Oh, eccoci, finalmente. Ah, sì, praticamente dovevamo far finta che quella cosa sfociasse. Ecco, guardate che differenza che c'è tra questi due pezzi. Ragazzi, vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Nel prossimo episodio, ovviamente, andremo a esplorare tutta Stormheim e fare quest e livellare. Io lo farò anche un po' off camera perché sennò è impossibile, diventa troppo noioso. Spero che questa serie di leveling vi stia piacendo, perché a me sta piacendo un sacco. Ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.